sorriso beffardo di chi la verità non sa. E ti piaceva sentirti grande sul serio, farti desiderare e poi fare l'amore davvero. Come sembravi paziente, come ti piaceva sentirti mia, come sembravi sfuggente e ti piaceva sentirti mia. Lasciarti innamorare e non serviranno niente le parole per spiegarti, tu starai con me per sempre. Torneranno quei momenti, son sicuro torneranno, e tu diventerai regina per lasciarti innamorare e non serviranno niente le parole per scusarmi, tu starai con me per sempre. Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Pallovale. Il rugby in Abruzzo, nonostante la formazione sugli spalti è un 4-4-2 occhio e croce, parliamo ancora di rugby. Ringraziamo Francesco Moscardi, cantautore aquilano, per la bella copertina musicale e gli diamo allora il benvenuto. Cominciamo da lui. Buonasera Francesco. Buonasera. E buonasera. Facciamo anche un rapido saluto a tutti i nostri ospiti prima di entrare nel vivo della trasmissione, sono veramente tanti. E cominciamo in alto con il nostro Alessandro Laurenzi, grazie per essere tornato con noi. Vicino a lui due ragazzi dell'Under 16 del Paganica Rugby, si tratta di Armando H e Michael Marini. Vicino a loro Giuseppe Milanese, che di Paganica è dirigente, allenatore, comanda un po' lui, diciamo che è il Deus Ex Machina. Non lo vuole dire, ma è il vero presidente ombra del Paganica. Scherziamo ovviamente, buonasera Giuseppe. Scendiamo di un piano, abbiamo Pierpaolo Rotiglio, che è head coach dell'Aquila Rugby Club, vicino a lui Carlo Cerasoli, numero 8 della medesima, buonasera entrambi. Mattia Cecchetti della Gran Sasso Rugby, un ruolo che si va definendo, si è spostato, diciamo, sta migrando, ha migrato ormai verso la prima linea, buonasera Mattia. Buonasera. E vicino alla nostra Agnuscia il presidente della Gran Sasso Rugby, Loredana Micheli. L'Aquila Rugby prima in classifica, vediamo insieme gli highlights dell'ultimo incontro che ha visto i neroverdi trionfanti.
Abbiamo visto la partita di domenica, vorrei subito un commento a caldo di Alessandro. Che partita è stata? Ma è stata una partita, da un punto di vista del risultato, ottimo per l'Aquila Rugby, per la Rugby Club, scusa. Credo che hanno fatto una buona partita sul piano dell'impegno, sul piano della prestazione magari un po' di meno, però sappiamo tutti che vincere così bene dà fiducia, crea un'atmosfera positiva. E si va al campo affrontando la settimana che verrà con grande entusiasmo, quindi sono tutte cose che creano un ambiente positivo e sui quali tutti i tecnici vogliono lavorare. Quindi... Ecco, a proposito di tecnici e di lavorare, qualche aspetto tecnico su cui possiamo soffermarci nello specifico? Ma io dico la mia sommessamente. Ho visto pronti via l'Aquila molto, molto ben concentrata. Ha eseguito una serie di sequenze che hanno permesso di andare subito in meta. A quel punto, forse, a mio modesto parere, è successo che forse i ragazzi di Pierpaolo e di Vincenzo hanno un attimino calato l'attenzione su alcuni aspetti del gioco e complici anche forse qualche calcio di punizione di troppo hanno permesso al Benevento di rimanere attaccato al punteggio fino alla fine del primo tempo. Con l'andare avanti del tempo l'Aquila si è sciolta, ha giocato un pochino meglio, ciò nonostante, ecco, la prestazione personalmente mi aspettavo qualche cosina di meglio, nel senso che io sono abbastanza sicuro che l'Aquila esprime un gioco, il migliore gioco del girone, visto anche i rappresentanti che compongono questa squadra, mi aspetto anche un gioco e una continuità del gioco di un pochino più alto livello, perché possono farlo tranquillamente. Quindi tu sulla continuità di gioco lavoreresti un po' di più? Ma io non mi permetto di dare consigli a nessuno, perché insomma ci stava uno staff tecnico di alto livello, di buon livello, e quindi penso che ci sono alcune situazioni che potrebbero essere migliorate, che sono migliorabili e che sono sicuro in settimana e nel prosieguo del campionato i due allenatori faranno sicuramente. Pierpaolo, quali sono gli aspetti che tu sui quali state lavorando in questo momento e che vorresti vedere migliorati nelle prossime settimane? Beh, diciamo che è stata comunque una domenica particolare, perché si leggeva un grande nervosismo che stiamo analizzando, ci stiamo ragionando sopra, però comunque un pochino l'ansia di dover comunque vincere una partita e vincere bene, perché comunque avevamo bisogno di questi 5 punti. Un pochino i ragazzi, devo dire, sono arrivati già abbastanza tirati allo spogliatoio, insomma erano un pochino provati un po' da quello che dal risveglio particolare che ha avuto un po' tutta l'Aquila. Per quanto riguarda la partita, io sono abbastanza soddisfatto, anche se poi, diciamo, non è che uno gioca senza nessuno davanti, gli avversari sono stati bravi ad imporre determinate situazioni, sicuramente soprattutto nei primissimi minuti abbiamo peccato un pochino di presunzione, perché c'è stata un po' di leggerezza in difesa, dove ci sono stati dei falli un po' troppo evidenti, diciamo, cioè lì in queste situazioni bisogna lavorare sulla precisione, sulla disciplina, cercare un po' di non dare dubbi agli arbitri, e poi qualcosina sicuramente va sistemata nella strategia di arrivo ai loro 22, perché comunque quando ci troviamo in quella situazione ho notato che facciamo molta molta fatica a ritrovare l'organizzazione, cioè arriviamo molto facilmente nella loro zona punti, però poi ecco, forse lì vanno un po' riordinate le idee, sicuramente ci lavoreremo in questa settimana. A proposito di zona punti, mi è parso Filippo Di Marco che ha fatto un calcetto sull'ala, da cui poi è scaturita una meta, no? Sì. Dimostra una certa personalità, questo ragazzo di 17 anni, no?
Ma io l'avrei passata. Quindi sì, comunque Filippo è un giocatore di grande personalità, ha nel suo bagaglio tecnico anche il gioco, un gioco a piede interessante, comunque ha sfruttato un vantaggio non solo numerico ma anche un vantaggio, comunque l'Aquila in quel momento giocava un vantaggio, quindi comunque sapeva anche sbagliando che l'arbitro sarebbe tornato sull'azione precedente, quindi tutto sommato va benissimo. Si gioca con la sicurezza del possesso in quei casi, quindi uno è anche più sciolto, no? Ma si gioca, la nostra filosofia è giocare, poi l'errore ci sta, l'importante è che si continua a martellare, a giocare, a fare volume, a fare gioco, poi normalmente se si gioca tanto si sbaglia anche, però piano piano aggiusteremo tutto. Carlo Cerasoli, buonasera. Buonasera. La mia domanda è più che altro una curiosità, dopo l'esperienza alle Fiamme Oro e un periodo di ritiro, no, dal campo da gioco, come mai hai accettato questa proposta di tornare a giocare a un livello medio-alto, insomma? Sicuramente uno dei tanti motivi per il quale sono tornato è perché dopo l'esperienza alle Fiamme Oro il rugby mi mancava tantissimo, soprattutto giocare con la maglia dell'Aquila Rugby mi mancava tantissimo. Poi al momento in cui è stato deciso lo staff formato da Vincenzo Troiani e per Paolo Rotiglio, sono stato chiamato e immediatamente ho detto sì, quindi invece c'erano e ci sono ancora tuttora delle motivazioni enormi. Lasciamo per un attimo i campi da rugby e torniamo a parlare di musica. Il nome d'arte di Francesco in realtà è Noce Moscardi. Ora, oltre all'assonanza che può andare anche un po' sul divertente, qual è il motivo per cui hai scelto questo nome? Ma è questo che tu hai appena detto. In realtà non l'ho scelto io, mi è stato appioppato, come direbbe Maccio Capatonda. Ecco. Ci ha pensato un mio caro amico che adesso è emigrato in Belgio, che si chiama Remo Spezza, qualche anno fa. Gli piaceva l'assonanza, appunto, la noce moscata, Moscardi è il mio cognome, che fra l'altro è anche un allucinogeno. Ah, ecco. E quindi è questo il motivo. E se qualcuno volesse seguirti, cercarti, dove ti può trovare, oltre alle varie serate al posto di lavoro, magari lo lasciamo da parte, però... Via Matteo Dallenessa numero 7, okay. In orari pasto. Orari pasto, invece magari online c'è qualche sito, qualche pagina? C'è una pagina Facebook, c'è un canale YouTube, insomma, se cercate nell'internet... Yeah, se cercate nell'internet mi trovate facilmente. È facilmente reperibile, allora... Sì. Avevo pensato di fare una canzone che si chiama Décolleté, perché visto l'ambiente rugbistico, pensavo potesse essere interessante cantare una canzone che parla di tette. Ecco, ma anche televisivo, nello specifico. Allora, ascoltiamo questa Décolleté, vai. Sono di tutti i tipi, di tutte le misure. Mi piacciono sia quelle soffici, soffici, che quelle dure. E già da piccolo in chiesa il chierichetto mi facevano fare. Ma si sa che le scollature si vedono meglio dall'altare. E le signore in prima fila, madri di bimbi proprio come me, mi spalancavano davanti agli occhi i loro generosi décolleté. Grazie Francesco, facciamo un applauso così. Prima di passare la parola alla nostra news e passare anche all'argomento Gran Sasso Rugby, abbiamo due ospiti, da chi vuoi cominciare, a chi vuoi fare la prima domanda? Allora, Presidente, vogliamo fare un punto per quanto riguarda questa prima fase del girone, cosa si sente di dirci? Ma che sicuramente è stato più difficile del previsto, ci sono state partite difficili. Abbiamo avuto numerosi infortuni, anche piuttosto gravi, che richiedono un periodo
di riposo, di fermo per i giocatori. Però diciamo che dal punto di vista dell'attività e dei ragazzi hanno lavorato bene. Ogni domenica veramente si vedono delle buone cose, sempre in crescendo la squadra, quindi diciamo che la seconda parte del campionato fa ben sperare. E tra l'altro, mi scusi se la interrompo, la Gran Sasso Rugby è impegnata sul sociale, mi stava spiegando che ci sono dei progetti molto simpatici, ce ne vuole parlare? Ma sì, sono progetti che noi facciamo sul territorio, all'interno delle scuole di alcuni comuni del cratere, lavoriamo con i bambini delle scuole elementari, e, facciamo progetti che riguardano l'integrazione, perché nei nostri paesi ci sono tantissimi bambini extracomunitari, e quindi abbiamo portato avanti un progetto negli anni passati che è stato anche premiato dal CONI, e per l'anno a venire abbiamo intenzione di portare ancora un progetto all'interno delle scuole che parla di alimentazione e sport, quindi portare avanti questi due filoni paralleli, cercando di educare un po' i bambini a un'alimentazione corretta, che è quello poi insomma che ci vuole per un buon atleta, ci vuole anche una buona alimentazione, quindi lavoriamo su questa fase, su questa attività, spesso supportati dai sindaci dei comuni del cratere, sindaci che hanno eletto la Gran Sasso squadra dei comuni del cratere, per cui lavoriamo al loro fianco. Anche un po' per rappresentatività, siete un'espressione sportiva molto importante, no? Per quei paesi che altrimenti non hanno avuto ribalte particolari nel corso degli ultimi anni. Sì, se non ribalte terribili come quella del terremoto. Degli eventi sismici. Sì, degli eventi sismici. Torniamo un attimo sui campi da rugby, andiamo sul nostro Mattia, abbiamo parlato di una trasmigrazione tecnica. No, adesso lui si trova in prima linea in tutti i sensi, da terza, c'è stato un lavoro sicuramente fisico durante l'estate ma anche tecnico. Come ti trovi adesso in mezzo ai due piloni? Beh, in realtà diciamo che la mia esperienza per quanto riguarda questo nuovo ruolo è ancora in fase di aggiornamento, perché comunque ancora non ho esordito in partita il ruolo del tallonatore. Come ha detto la Presidente, diciamo, ci sono stati parecchi infortuni, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di seconda e terza linea, quindi comunque per necessità e per il bene della squadra sto ancora giocando in questi due ruoli. Di certo è stata una decisione abbastanza complicata, perché è un ruolo molto complesso e che richiede degli automatismi tecnici e delle abilità sia fisiche che mentali. Però mi sto impegnando e essendo supportato dallo staff tecnico, dal capo allenatore Francesco Iannucci e da Edoardo Vaggi e Stefano Ciancarella, sto arrivando al mio obiettivo un passetto alla volta, avendo pazienza e cercando di essere pronto il prima possibile. Presidente, una battuta al volo, avete provato a riportarlo in mezzo al campo Ciancarella, dica la verità? Sì. A tutti i costi. No? Abbiamo provato, non disperiamo. Va bene, ok, quindi è sempre lì tentato di continuo. Mattia, torniamo ancora sulla Gran Sasso. Avete affrontato tutte e cinque le avversarie, così come quella rugby del girone. Vi trovate quarti a 3 punti dal terzo posto, che vuol dire salvezza automatica a Natale, quindi grande baldoria a Capodanno con la certezza della permanenza in Serie A. In realtà 3 punti non sono tanti, avete affrontato anche le altre squadre, ve la giocherete probabilmente in casa con la Capitolina, ma quale altra squadra pensate di poter battere per raggiungere questo obiettivo? Beh, sinceramente io e i miei compagni pensiamo di essere un gruppo abbastanza unito, di avere un potenziale molto alto,
dobbiamo cercare di, diciamo, nelle difficoltà di rimanere uniti e di lavorare duramente per cercare di, diciamo, di essere competitivi con tutte le squadre. A mio avviso non abbiamo nulla di meno di nessuna squadra che, diciamo, che compone il nostro girone. Dobbiamo solo cercare di un po' cambiare la mentalità e cercare di sacrificarci più durante la settimana, e sono sicuro che le cose andranno molto bene. Scendiamo di una categoria, saliamo di un gradino, passiamo la parola a Giuseppe Milanese. E Paganica, prima squadra, ti faccio un breve taglio, poi ti prometto che parleremo di Under 16. Paganica, prima squadra, ha ottenuto una bella vittoria, no? Sul campo della Partenope. Tu ovviamente eri impegnato su altri fronti, ma com'è l'umore adesso agli Giovenetti? Beh, la squadra ha trovato questa prima trasferta, questa prima vittoria in trasferta al terzo tentativo, e è arrivata dopo una partita sicuramente molto impegnativa. Dalle notizie che mi hanno riportato, i ragazzi hanno espresso una importante mole di gioco, ma non sono riusciti a finalizzare tutte quante le azioni create. In ogni caso il risultato è stato portato a casa, e questo è importante, come diceva anche prima Carlo e anche prima Alessandro, per lo spirito e per l'umore dell'ambiente, ecco. Spirito e umore di Under 16 invece, com'è la situazione al momento del settore giovanile del Paganica? È un settore giovanile su cui stiamo puntando in modo molto convinto, che cresce e che sta iniziando a dare soddisfazioni. Domenica, nonostante la sconfitta per 38-10 contro Avezzano, i ragazzi hanno offerto a me Massimiliano Bafile, l'altro allenatore, degli importanti spunti. Direi che questa squadra esprime sia il giusto testimonial di un club che è in crescita e che sta puntando con convinzione su certi valori nei quali crede nel modo più assoluto. Quindi non posso che complimentarmi con questi ragazzi, che stanno dimostrando una disponibilità che non sempre si vede, insomma, in atleti di 14 e 15 anni, sicuramente. Beh, è inevitabile chiedervi come conciliate il rugby con la scuola, e cosa vi dà il rugby in più rispetto a un altro sport nella vita? Vabbè, il fatto di associare il rugby alla scuola, per quanto riguarda me, è alquanto facile, perché comunque all'interno della struttura del Paganica ci sta la biblioteca, in cui ogni ragazzo ha la facoltà di poter studiare lì dentro e anche essere affiancato da delle signore molto brave. E poi, per quello che mi dà il rugby rispetto agli altri sport, di sicuro non tanto il divertimento, ma rispetto verso le persone. Penso un sacco cosa significa il rispetto, e che impegnarmi seriamente può portare dei grandi risultati. Armando, tu invece? Allora, richiede un po' più di organizzazione, però cioè, poi ci si trova in un bel gruppetto e ne vale la pena. Cerasoli ride sotto i baffi. Cerasoli, come hai conciliato il rugby con lo studio? Scusami. Visto che... Io ho fatto passare i guai ai miei genitori sotto questo punto di vista, però che avevo anche la fortuna di avere come professore di educazione fisica Loreto Cucchiarelli, che era, diciamo, un amante del rugby, quindi ero fortunato, però ho studiato veramente poco, però loro non devono seguire il mio esempio, anzi. Beh, in effetti di solito si tende a pensare che siano semplicemente sportivi i rugbisti, in effetti ci sono casi come Mattia di atleti che hanno proseguito gli studi. Beh, sì, io ho conseguito da breve la laurea triennale scienze motorie. Con un po' di sacrificio, un po' di impegno, sto cercando di intraprendere anche la strada del dietista. Comunque non è semplice conciliare lo studio con il rugby, essendo uno sport che richiede, diciamo, ore di allenamento sia sul campo che in palestra. Però... Chi si è laureato di recente nella Gran Sasso? C'è qualcuno? C'è il mio caro amico Lorenzo Rossi, ecco. Gli faccio gli auguri anche... In che si è laureato, Lorenzo? In economia. Ah, ecco, vedi. Esatto,
diciamo, siamo arrivati entrambi a questo obiettivo. Mi piace sottolineare che è stato un obiettivo abbastanza duro, soprattutto per cose successe che ci hanno portato ancora di più a essere stretti in amicizia. Questo è uno dei valori che il rugby ci dà, non sia dentro che fuori dal campo, che è l'amicizia. È un po' un punto di forza della Gran Sasso questo, Presidente? C'è un gruppo abbastanza affiatato, no? Sì, un gruppo abbastanza affiatato, ma è un gruppo particolare perché riesce ad inglobare tutti i nuovi arrivi e non tiene da parte nessuno, riesce veramente a far sentire a casa tutti. Ecco, a proposito vorrei dire una cosa che ribadiva proprio questo concetto, il nuovo acquisto della Gran Sasso, l'atleta sudafricano che io ricordo con il nome di Jess perché mi è rimasto impresso così, e diceva appunto che si sentiva a casa e sentiva forte questo modo di essere nella Gran Sasso, ma in realtà non solo, perché è proprio peculiare del rugby, penso. Sì. In tutte le squadre ci sono giocatori che entrano e escono anche da lontano nel rugby, perché cerchiamo sempre, dirigenti cerchiamo sempre di, per quanto possibile, catturare i giocatori che ci possono arricchire. E Jess ha fatto un viaggio lungo dal Sudafrica, è partito, veramente ha fatto 24 ore di viaggio, io non lo so, che ha fatto il giro del mondo, ma qua all'Aquila si trova bene, è contento, e si trova bene con i ragazzi che naturalmente lo hanno accolto benissimo, in casa con due napoletani, quindi ecco. Conosce il napoletano, lo conosce a perfezione. Perfetto. Non parla italiano, ma il napoletano già lo conosce. Una curiosità, Jess è l'unico atleta che io abbia visto che beve acqua e non beve birra. Sì, ma non lo so quanto tempo riesce ancora a reggere. Per la fine dell'anno il battesimo della birra, ecco, glielo glielo fanno di sicuro. Pubblicità progresso. Allora, Francesco Noce Moscardi, cosa ci fai ascoltare adesso? Una vecchia canzone che si chiama Ogni tuo giorno. Bene, bene. Non aspettarmi stasera, so già che non verrò. Starne certo e sicuro, voglio stare solo un po'. La mia maglietta bianca, chi me la ridarà? Sui miei quaderni di scuola c'è scritto, questo è il silenzio che desideravo tanto. Solo un po' di tempo e poi passerà tutto. Conosco bene i tuoi baci d'addio. Illuminami come se tutto il male fosse risolto. Di luce riflessa so brillare anche. Siamo contenti di aver iniziato questo filone. A proposito dell'anno scorso, quest'anno per la prima volta abbiamo ospite quest'anno Pierpaolo Rosilio con una nuova veste. Pierpaolo, con questo collettivo tu che obiettivo ti sei prefissato? A livello personale, non a livello societario. Ma il primo passo è stato crearlo, un collettivo, perché comunque non dimentichiamo che tantissimi giocatori che l'anno scorso giocavano con l'Aquila sono andati via, hanno fatto una scelta diversa e noi li abbiamo lasciati andare tranquillamente perché cercavamo ragazzi con delle motivazioni superiori, perché comunque ripartire un campionato di Serie A con una squadra da formare completamente, con tanti ragazzi nei ruoli chiave eccetera, sicuramente era una grande sfida. Quindi diciamo il primo passo è stato creare un collettivo, creare un insieme, un gruppo di ragazzi uniti da questa grande passione per il rugby e da tanta voglia di emergere.
E in campo si vede questo, poi tutto sommato si vede questo entusiasmo di creare gioco, di affrontare situazioni sicuramente per alcuni giocatori nuove, perché abbiamo una mediana che, insomma, io lo ricordo, cioè, l'ossatura proprio della squadra, a parte il buon Carlo, però diciamo 2, 8, 9, 10, 15, abbiamo veramente dei ragazzi giovanissimi che hanno poco vissuto, ma che io sono sicuro che rivedremo anche a livelli molto più alti, perché sono molto motivati e hanno tutto per fare bene, quindi hanno il campo, hanno una squadra intorno costruita intorno a loro, hanno una proposta interessante per loro, un contorno sociale interessante, quindi diciamo adesso sta a noi, abbiamo tutto quello che ci serve, non ci poniamo limiti come obiettivi, ecco, puntiamo al massimo, all'obiettivo massimo e vediamo quello che succede. Chiederti quale giocatore ti ha impressionato sarebbe inutile, perché tu non mi risponderesti, saresti in difficoltà. Faccio questa domanda a Alessandro Laurenzi, che allo stadio ci è andato. Allora Alessandro, c'è qualche giocatore, soprattutto tra i giovani, che ti ha impressionato e pensi, come dice Pierpaolo, potremmo ritrovare in ben altri palcoscenici? Ma guarda, Fabio, io dico molto, molto tranquillamente che a me piace questo ragazzo che gioca col numero 10, questo, ecco, Filippo Di Marco. Forse ha bisogno ancora di tante cose, ma l'impegno si vede che ce lo mette, si vede che ha la personalità della quale tu parlavi. E credo che in questo momento, secondo me, la novità rispetto anche agli anni precedenti, in cui le aperture non erano certamente un ruolo che si poteva pensare potesse rivestire un ragazzo aquilano. E, certo è che comunque tanti giovani si stanno ben comportando. E vedremo la crescita soprattutto, per me credo sia importante la crescita alla fine dell'anno, quando poi ci saranno delle squadre che avranno anche un diverso peso da un punto di vista tecnico e fisico, se riusciranno questi ragazzi ad essere veramente solidi e anche da un punto di vista mentale. Grazie Alessandro. Francesco, avviamoci a conclusione. Vorremmo mandare un contributo video che è stato girato in maniera molto, molto artigianale, ci ha detto, no? Da te e da chi altro? L'abbiamo girato io e mia sorella, una cosa in famiglia. Il montaggio è stato curato da mia cugina Eleonora Cosceme. E, mentre la canzone è una collaborazione. Mi ha aiutato nell'arrangiamento un ragazzo emiliano che si chiama Nicola Faimali. Abbiamo fatto un lavoro a distanza di scambio di mail che è durato un po' di mesi. Alla fine è uscita fuori questa canzone che io avevo scritto e lui mi ha aiutato a incidere, ad arrangiare. La canzone si chiama Figlio di un Tiglio. E il videoclip è stato girato proprio con un telefonino in posti ai quali sono particolarmente affezionato, perché stanno proprio dietro casa mia, frequento regolarmente tutti i giorni. Prima di buttarci sulla musica, facciamo un rapido giro di saluti e di ringraziamenti, soprattutto per averci dedicato un po' del proprio tempo. Buonasera ad Alessandro Laurenzi. Buonasera ad Armando e Michael dell'Under 16 del Paganica Rugby. Domenica è andata un po' male, avete perso il derby con Avezzano, sicuramente vi rifarete. Buonasera e grazie, sempre benvenuto il nostro amico Giuseppe Milanese. Grazie anche a Pierpaolo Rotiglio e Carlo Cerasoli dell'Aquila Rugby Club, Mattia Cecchetti, grazie, Loredana Micheli, presidente della Gran Sasso, e il nostro Noce Moscardi. Grazie soprattutto alla nostra Agnuscia per i contributi anche a bordo campo. Vi lasciamo con Figlio di un Tiglio. Dicevano un giorno sotto un albero stanco, tu non mi perderai mai. L'altra notte in cantina ho sentito dei passi, mi sembravano mostri arrivare fino in cucina. Mi sentivo minuscolo,
dentro un letto di inchiostro. Ma non era niente se solo era il vento a svegliarmi dal sonno, ero contento. Sembrava già giorno, ma non era niente se solo era il vento a svegliarmi dal sonno, sì, ero contento. Mi sembrava già giorno. Diceva in giro, dorme come un ghiro, ma non gli sfugge niente, come il panno Swift, attira tutto a sé, ma non gli importa niente, e niente lui fa per, il suo ego è enorme, in tutte le sue forme. Ma non era niente se solo era il vento, svegliarmi dal sonno, ero contento. Sembrava già giorno, ma non era niente se solo era il vento. A svegliarmi dal sonno, ero contento. Mi sembrava già giorno. Figlio di un tiglio, tu non mi perderai mai, sono millenni che stai con me ogni notte. Si diceva un giorno, sotto il figlio di un tiglio, tu non mi perderai mai, sono millenni.